zombie apocalypse. Ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video vlog anche stavolta. Non so quanto sarà lungo, ma ci provo a farlo più lungo. Allora, questo video vlog vuole essere un video di compagnia, anche questo, e lo pubblicherò forse domattina, vediamo. Dunque, come state? Spero bene. Io sono, come vedete, in pigiama. No, non sono nuda, c'ho il pantalone, come potete ben vedere. Sto guardando Striscia la notizia, anzi per lo più Paperissima, Sprint, e niente. Oddio, questo gatto non mi piace tanto, questo gatto è orribile, ma vabbè, dettagli. E niente. Sì, lo so, ho detto dettagli, ragazzi, non ce la faccio a non dire dettagli. Lo so, non crescerò mai né di visual né di iscritti, che me ne, vabbè, non fa nulla. Non siete obbligati a iscrivervi per forza, anche se mi piacerebbe che vi iscriveste, ma vabbè, niente. Quindi alla fine ho deciso che continuo a fare questi video vlog e anche video cucina, video pulizia, di tutto, video tag, video outfit, quello che mi passa per la testa faccio. E nulla, oddio che bello questo telefono, tra un po' si sta scaricando, ma vabbè, dettagli. Provo a mettere la batteria, se riesco. Aspetta un secondo. Ok, ce l'ho fatta a mettere la batteria, vedete? Ecco qua, la batteria. Olè. Sì, perché se no si scarica nel, proprio nel più bello. E nulla, sono stata appunto dall'oculista stamane, ho 16 e 16, sia in quest'occhio che nell'altro. Sì o no? E nulla, prima, eccomi qua, prima che mi interrompesse mia nonna per mettere le gocce e coglierle gli occhi. Che fatica, però vabbè. Allora, niente, vi stavo a dire che sono stata appunto dall'oculista. Avevo 16 da questa parte, ho 16 e 16 di qui. Tutto ok, tutto nella norma, tutto nella tranquillità. E infine, cosa dirvi di bello? Ho bisogno di fare un altro, mi sa, un'altra visita oculistica per vedere sempre se, da tenere sempre sotto controllo. Ai, al collo, mi fa male. Vabbè. E forse, visto che gli appuntamenti nelle agende degli oculisti sono chiusi, si parlerà in un altro mese o un altro anno, forse il prossimo anno, di fare di nuovo il campo visivo. Vediamo un po' come va la situation. E niente, e quindi praticamente devo aspettare. Allora, cosa volevo dirvi di bello? Ah, sì, abbiamo fatto un bel giro a Santa Teresa di Gallura, sempre qui in Sardegna, sì, perché io, per chi non lo sa, io sono sarda, sì. E ho voluto benissimo fare un giro a Santa Teresa, un giro di qualche passo, non più. Non siamo andati in giro per negozi, proprio per il semplice motivo che non mi andava. Sì, se vedete che sto sbagliando perché c'è sonno, ragazzi. Sono già stanca, ma alla fine ne valsa la pena registrare questo video, che andrà in onda domani o dopodomani. Già. Sto ridendo per Paperissimo. E intanto altro che ridere, mi viene un mal di collo incredibile. Vabbè, io intanto provo una foto, se riesco.
scappa, secondo. Ecco fatto. Non posso farti a farmi altre foto perché ahimè almeno che non me le faccio e me le metto su Instagram, anzi fatemele, ma non avete visto lo scatto, ma vabbè, dettagli, niente. Secondo, ok. Sì. E nulla, quindi praticamente ho fatto una visita all'oculista, è andato tutto bene e quindi adesso non mi resta altro che aspettare il prossimo appuntamento dall'oculista. Questo era il mio outfit di stamattina, a parte che il pigiama non c'entra niente perché l'ho messo adesso perché ero stanchissimo, avevo un caldo fotonico allucinante. Avevo come si chiama, vedete lì? Sì, c'è il mio pantaleggings, quello preso da Bonprix che è di là sulla sedia. Sì, c'è il lampadario spento perché ragazze fa intermittenza, a me dà fastidio quando fa intermittenza, quindi ho detto no ragazze, lasciamo perdere, non lo accendo neanche. Lì vedete il mio cavalletto per fare video, make up e non solo, vabbè, che sonno, che mi sto per addormentare. Non credo che farò ASMR per oggi, li farò domani, magari domani sera, speriamo, perché sto, non so se ve lo voglio consigliare, ma in realtà non consigliare, che sto dicendo, vabbè, più che altro vi sto dicendo che sto prendendo dei calmanti perché ogni tanto sclero, quindi ho bisogno di prendere i calmanti. Non ve li consiglio perché ci vuole la prescrizione medica, ci vuole un medico di base, quindi neanche ve li consiglio. Fate un po', non fate e conto vostro, fatevi sempre vedere da un medico, non così. No, ve lo dico perché se mi chiedete che ma sono medicine naturali, no ragazze, io siccome vado da un medico, non proprio medico, sì è un medico medico, però è un medico della mente, non so come chiamarlo, chiamatelo un po' come volete, però è così, un medico, non so, non veramente come chiamarlo, e quindi alla fine non è proprio un vero psicologo, è una psicologa, ma neanche, sì, è una delicia mentale, ragazzi, come volevo dire, non volevo dire, ma alla fine non mi piace a me dire le cose a metà. Preferisco dirvi in tutta sincerità perché mi piace curarmi e farmi curare, perché non sto bene, ma sto bene, ma sono in cura, e quindi da parecchio tempo, anzi da quando ero piccola, anzi farò anche uno story times ed è perché sono in cura da un genere mentale, quindi ecco perché. E praticamente sono in cura da un genere mentale da tanto tempo perché sono stata traumatizzata per via della morte di mia madre. Vabbè, tutti siamo traumatizzati quando ci muore un parente. Non voglio fare la vittima né niente né farmi passare per una che non capisce niente, perché c'è molto di peggio di me, ma vabbè, questo ognuno parla per sé, ognuno si preoccupa del proprio orticello, come suol dire. Sì, è così. Ora vi ho messo un po' più basso perché mi sta crollando il braccio, tanto che sono stanca.
ho detto qua non c'ho peli, quindi anche perché mi sono rasata, non uso la ceretta qui perché solo quando vado all'estetista uso la ceretta, cioè mi faccio cerettare, faccio depilare, se no in casa di tanto in tanto uso il rasoio, quindi ecco perché non vedete peli. Quindi ok, va bene così, detto che non ce n'è di peli, già. Già. Non mi sono preoccupata di non mostrare la gamba perché tanto so che vedo che è depilata, quindi che cavolo c'è, niente. Allora, tra poco ci sarà, come dire, se non vedete che non potete commentare è perché ho la televisione accesa, quindi vabbè, spero che non vi sia copyright, altrimenti mi tocca scrivere nel titolo no copyright, no music copyright. E ragazzi, vi devo dire, è così. E niente ragazze, alla fine domani farò altro video, outfit o vlog, quel che sarà. Intanto io carico questo di video oggi stesso, stasera, e domani ne carico un altro, va bene? E nulla. Ah, a proposito, in questo video volevo farvi vedere già che ho recensito di prodotto che non so dove l'ho messo, aspettate un secondo già. Allora, siccome non voglio di tirare fuori troppi prodotti dentro a una busta, ve li faccio vedere già in un video vlog, per non stare lì a farla troppo lunga. Allora, ho terminato questo qui della White Collutorium Inactive, che mi è piaciuto un sacco, e fa l'alito profumato, fresco, non è persistente o persistente come lo Dio ben si voglia. Però mi piace Ukiya, quindi lo acquisto quasi sempre all'Eurospin, mi ci trovo, non mi ricordo il prezzo, se ricordo online, se ci guarderò online, come dire, sì, lo metterò nell'info box, altrimenti non lo so, già vi ricorderete anche voi quanto costa questo. Attendete un attimo che abbasso perché non vorrei davvero copyright. Poi, seconda cosa che ho acquistato è finito, ovviamente, nuovo Garnier Fructis antiforfora, questo era di mia nonna ed è 250 ml di prodotto della Fructis, molto buono, profumazione non male perché l'ho provata anche io, lo ammetto, le profumazione non ce n'è come Fructis, l'ho sotto la doccia anche quando facevo la mia skincare su Instagram, skincare hair care, non so, seguitemi su Instagram, mi troverete come youtuber Melania_Bassotto, e profumazione non ce n'è come questa, buonissima, vedete il packaging è bellissimo, vabbè, non me ne frega del packaging sinceramente, molto onestamente, 250 ml di prodotto, ecco qua, si vede, sì. E poi ho finito, e anzi sarà l'ultimo che c'ho in frigo, ne ho due ma tra poco, anzi no, l'abbiamo già terminato perché l'ho messo dentro all'insalata di riso, quindi top. Ho terminato appunto la mozzarella podda, tradizione sarda, sì, sta facendo traduzione, no, non esiste, vedete, podda, aspettate che ve la metto bene, è quella che avete visto nei video haul, ovvero svuota la spesa, Despar, questa qua, molto buona, mi piace, gustosa, dai, non male. Allora, questo collutore ve lo faccio rivedere, è da 500 ml di prodotto, non so se l'avete visto mai, ma vabbè, c'era un goccino, ma non c'ho voglia di sprecarmi tanto per metterlo, per finirlo definitivamente. Ecco, vedete, nulla, questo è, vi dicevo, white e fresh, buonino, dai, non male. Questo ve l'ho fatto vedere, niente ragazze, questo era quanto. Come scarpe oggi, come outfit, già ve l'ho detto cosa vi ho
cosa vi ho mostrato? Ah, queste qua, queste scarpe, più la borsa che sta di là. Adesso ve lo faccio vedere, tanto sempre la stessa, ma ve la faccio vedere lo stesso. Allora, come borsa ho messo questa qui, è sempre la stessa, ragazze. Poi, casomai, se voglio cambiare, cambio. Al momento non voglio cambiare e non cambio. Comunque, questo è quanto. Come trucco, non ho messo nulla di che perché, appunto, andavo a fare una visita oculistica. Non mi pareva il caso di farmi niente. Ho solo ridefinito un pochettino le sopracciglia, le ho ridisegnate perché le mie, vabbè, lasciamo perdere. È un caso disperato il mio con le mie sopraccigliucce. E basta, mascara non ne ho messo neanche perché tanto dovevo metterla con colliri su colliri su colliri ancora, quindi nine, anche no, e nulla. Ragazze, io intanto qua metto tutto per terra, in diretta con voi faccio tutto quanto. Sapete perché? Perché poi vado a gettare via e almeno così vado a buttare tutto nella carta. Cioè nella carta, che sto di nella plastica, vedete dove l'ho messi? Non so se si vede. Sì, nella plastica. E qua c'è il mio... Ah, già iniziato un film. E non so cosa sia. Ah, vabbè, adesso c'è pubblicità. Comunque, questo è il mio letto, tutto disordinato perché tanto tra un po' mi corico, dormo, ma prima guarderò qualche minuto di qualche vostro video, qualche minuto, più di qualche minuto, se non è che mia nonna mi dà in anticipo le gocce per dormire, perché sapete che se non dormo io sclero come una pazza, quindi ho bisogno di queste sante cuccine. Non vi dico il nome perché vi ho detto da prima. Non vi consiglio nessuna medicina perché non sono. Non sono. Come dire. Non sono. No, come posso spiegarmi? Non sono autorizzata. Non mi sento di essere autorizzata a dirvi che medicine prendo per dormire o anche per altro. Insomma, diciamoci la verità. Io ho deciso che voglio dirvi quello che mi sta bene a me e quello che non mi sta bene. Il resto comunque è così. Ho bisogno di prendere delle medicine perché così almeno sto meglio. Va bene? E niente, questo era quanto. Il resto cosa volevo dirvi? Ah sì, che se avete bisogno di prendere delle medicine per calma, rimane il dubito perché non siamo tutti uguali. Per fortuna, il mondo è bello perché è vario, ma anche sano. La maggior parte delle persone si spera in Dio che siano sane, vabbè, lasciamo perdere. Ma è così in realtà. Si spera almeno per la maggior parte della questione della serie umana che siano sani la gente, sì, perché è meglio. Mi stavo dicendo, ah sì, che è meglio essere sempre sotto il parere di un medico, ah, ma va, comunque, o di un esperto di igiene mentale che vi dia medicine secondo il vostro status umano, ovvero psiche, ok? Psicologico, come si suol dire. Nulla, ragazze, questo era quanto. Io vi ho spiegato perché sono così tante volte. Perché sono scocciata o per quello o per quell'altro, non è solo perché non sto bene, ma adesso, grazie a Dio, non sto fingendo, ma sorrido perché mi viene da sorridere, perché sono felice quando registro, mi fate felicità, sì, felicità, questo vabbè. Sì, mi avete capito, sono felice quando registro, quando parlo con voi. E comunque io volevo dirvi un'altra cosa. Sì, lo so, ce ne avrei tante di cose da dirvi. Domani voglio fare un video di pulizie, ma non lo so, magari farò altri video, vediamo. Magari tag di quelli che hanno già fatto, le Martinos, sì, e altri tipi di tag, vediamo. Un bacio. Ciao ragazze, statemi bene, commentate, like, attivate la campanella e basta, ragazzi, non resta altro che se vi va iscrivetevi se vi attivate la campanella. Ciao, ovvio, come ovvio che sia. È tutto, ciao, un bacio. Ah, un'altra cosa dimenticavo.
Se vi va, seguitemi anche su TikTok, mi trovate come Melania Makeup, qualcosa del genere, non ricordo. Vi metto tutto il link nell'info box, perché non so se sono Melania Makeup Beauty, sì, Melania Makeup Beauty sono, anche lì, ok? Come ero nel precedente canale, prima che lo distruggessi, perché devo dire la verità, in realtà l'ho cancellato perché non sapevo come mettere mi piace visibili. Vabbè, si sa che YouTube ormai è cambiato e quindi fa le cose la cavolo di cane, lasciamo perdere. Ho scoperto come si fa a mettere like visibili, ma ho il presentimento che non si possa, quindi va bene così, non importa, non importa. Ciao, presto, ciao. Lo sproloquio è finito, anzi la chiacchiera è finita. Buonanotte o buon proseguimento. A domani, ciao, con un altro video. Adesso devo editare il video. Ciao! Zombie apocalypse.